ambasciatore il terzo anno senza il comandante Chavez. Oggi lo ricordiamo con una bellissima intervista realizzata da Gianni Minà proprio sulla figura del comandante Ter. Para nosotros, el comandante Chávez no está muerto. Permanentemente su figura, su palabra, su gesto, su acción, su ejemplo está con nosotros permanentemente. Esta entrevista Questa que le entrevista hace, es una manera de mostrarle al mundo que Chávez ancora vive, malgrado tutto che una intervista fatta tanti anni fa, ma quello che dice, che risponde a Gianni Minà sono risposte veramente attuali, e questo è una maniera di dire al mondo, ma Chávez ancora vive. Dove sta andando il nuovo Venezuela? Transitar sin Chávez es difícil. Fare questo percorso senza Chávez è difficile, ma ancora noi possiamo dire che stiamo dando risposte, risposte importanti, risposte chiare, risposte contundenti all'imperialismo e anche a tutti quelli che non credono in questo sforzo nostro di stare costruendo una società nuova verso il socialismo. Chávez, piaccia o no, ha cambiato l'America Latina. E lo ha fatto in 20 anni, insieme a altri colleghi che hanno avuto la possibilità, come lui, di far cambiare pelle a questo continente. L'America Latina ora sembra si sia fermata. Io sono sicuro che è una fermata per prendere fiato e poi continuerà, perché il Venezuela... di cui ci occupiamo oggi ha diritto che la sua storia recente sia raccontata con sincerità e onestà, cosa che non è successa per vari interessi di chi è poderoso nel mondo. Il risveglio è importante e anche l'interpretazione del mondo, però chi ha il potere in mano preferisce che la gente non sappia, per cui queste manifestazioni servono a questo. A accendere la curiosità e la voglia di reagire della gente. Vi eravate piaciuti tu e Chávez? Ci eravamo divertiti molto. Questo lungo incontro di 6 ore che facemmo a Caracas fu una folgorazione. Io mi resi conto che avevo di fronte una persona molto in gamba, molto capace e molto sognatrice. E a noi, a quelli che hanno scelto il giornalismo come qualcosa che vale la pena di coltivare, questa folgorazione ha prodotto questo documentario che vedete oggi.